Le forze politiche di opposizione al governo proseguono il loro percorso contro l'autonomia differenziata, fra questi anche il Movimento 5 Stelle che a Cosenza ha organizzato una manifestazione per dire no a DDL Calderoli. Siamo convinti che questo disegno di legge sia una scissione legalizzata del nostro paese, contrariamente a quanto sancito dalla nostra Costituzione, che stabilisce che l'Italia è una e indivisibile. È un disegno di legge leghista al quale si piega anche la Presidente Meloni, che avrà delle conseguenze negative sul piano sanitario, sul piano dei servizi sociali, dell'istruzione, per tutte le regioni che già vivono delle condizioni di fragilità. Sì, siamo qui per ribadire il no all'autonomia differenziata, perché non permetteremo alla Lega e ai partiti di centrodestra di attuare una secessione da parte delle regioni del nord nei confronti delle regioni del sud. Abbiamo letto proprio in questi giorni il pericolo che vive il Sud con l'approvazione, che potrebbe vivere il Sud con l'approvazione di questo DDL, mancano addirittura i fondi per i LEP che sono quantificati in almeno 80 miliardi di euro, e quindi non possiamo stare in silenzio, sia in Consiglio regionale ma anche qui nelle piazze faremo sentire la voce dei cittadini calabresi e la voce dei cittadini del Sud Italia. Siamo qui per difendere i cittadini calabresi da questo progetto scellerato del governo di destra, perché un cittadino calabrese avrà il doppio dei problemi che ha già adesso in ambito sanitario, di istruzioni, lavorativo, sociale, e noi vogliamo parlare con la cittadinanza e avvertirli dei pericoli che stanno avendo in questo periodo, e faremo battaglia in Parlamento affinché tutto questo non avvenga.